L'anno è il 1961. Il luogo, un piccolo villaggio tra le montagne cantabriche, nel nord della Spagna, chiamato San Sebastiano de Garabandal. Vi abitano 300 persone in 80 case, ai piedi di una piccola montagna. Il villaggio è totalmente isolato dagli altri nella regione ed è molto primitivo. Nelle case non c'è acqua corrente né riscaldamento, eccetto quello emanato dal focolare domestico. L'elettricità si può usare solo per alcune ore durante la sera. Comodità moderne, tipo auto o televisori, qui non esistono. Infatti non si trova un'auto nell'intero villaggio. La piccola popolazione riesce a sopravvivere con l'allevamento del bestiame e un po' di agricoltura. Fra l'altro, ogni giorno devono fare dei lunghi tragitti prima di raggiungere i pascoli tra i monti. Tutta la famiglia partecipa al lavoro agricolo, che consiste maggiormente nella raccolta del fieno, usato come foraggio per gli animali durante l'aspro periodo invernale. Per quanto Garabandal sia il villaggio più povero, ne è tuttavia il più religioso. Ogni giorno una delle donne fa il giro del villaggio suonando una campanella per ricordare alla gente di pregare per i defunti. Ogni sera la popolazione si raduna nella piccola chiesa per dire il rosario e le litanie della Madonna. La domenica il parroco di Cossio sale al villaggio con il suo cavallo per celebrare la Santa Messa e per udire le confessioni. Questo era Garabandal nel 1961. Un semplice paese cantabrico, inalterato per decenni, forse per secoli. E se dipendesse dalla saggezza locale, forse resterebbe sempre lo stesso. Queste quattro bambine erano tipiche ragazze del villaggio. Vivevano felicemente nel loro ambiente montano. Concita Gonzales, dell'età di 12 anni. Maria Cruz Gonzales, 11. Jacinta Gonzales, 12. E Mary Loli Mason, pure lei di 12 anni. Benché tre bambine portano lo stesso cognome, facciamo notare che esse non hanno uno stretto grado di parentela tra loro. La sera del 18 giugno 1961, il sole non era ancora tramontato, quando le quattro bambine ebbero l'idea birichina di andare a raccogliere delle mele nell'orto della maestra di scuola, a pochi passi dal villaggio. Ridendo e scherzando, presero le mele e si andarono a rifugiare in un sentiero roccioso che conduce ad un boschetto di 9 pini, situato su un promontorio che si affaccia sul villaggio. Mentre erano lì sedute e gustando le mele, udirono un rumore simile ad un tuono. E cominciarono a sentirsi colpevoli per aver preso le mele di nascosto. All'improvviso, il capo di Concita è rovesciato di colpo all'indietro, gli occhi fissi verso l'alto. Le altre, vedendola in quella strana posizione, cominciarono a gridare e stavano già per correre dalla mamma quando la stessa cosa accadde a loro. Di fronte a loro era apparso un angelo, in una luce splendente. Sembrava avere l'età di 9 anni, ma nello stesso tempo sembrava dotato di una forza invincibile. In un attimo sparì nell'aria e le bambine tornarono allo stato normale. Molto impaurite da ciò che avevano visto, si misero a correre in direzione della chiesa. Lì incontrarono una bambina che chiese loro perché erano così pallide in viso, ed esse risposero: è perché abbiamo visto un angelo. La notizia si sparge subito in tutto il villaggio. Tuttavia quasi nessuno credeva che le bambine avessero davvero visto un angelo. Nei giorni successivi le bambine videro l'angelo di nuovo e finalmente il 1 luglio parlò per la prima volta. Sapete perché sono venuto? È per annunciarvi che domani vi apparirà la Vergine sotto il titolo della Madonna del Carmelo. La notizia delle apparizioni aveva già raggiunto i paesi circostanti e il 2 luglio una folla numerosa si era radunata a Garabandal in attesa della preannunciata visione delle bambine con la Madonna. Verso le 6 della sera
le bambine stavano dirigendosi verso il solito posto delle apparizioni quando all'improvviso caddero in ginocchio sui sassi. Di fronte a loro, circondata da una luce splendente, era apparsa una bellissima signora in mezzo a due angeli. Uno di essi era l'angelo che avevano già visto nelle precedenti apparizioni. Più tardi vennero a sapere che questi era niente meno che San Michele Arcangelo. Sulla destra della visione, verso l'alto, c'era un grande occhio in un triangolo che le bambine chiamarono l'occhio di Dio. Senza alcun timore, le bambine parlarono con la signora della loro visione. Parlarono con lei delle loro famiglie, dei sacerdoti presenti e del lavoro che facevano in casa o nei campi. La signora sorrideva a tutto quel che le raccontavano. Concita disse che era come se parlassero con la loro mamma quando è partita per un lungo viaggio ed è appena ritornata. Alla fine dell'estasi, la gente voleva naturalmente sapere come appariva la signora. Nel suo diario Concita fa questa descrizione. La Madonna appare in un abito bianco, un manto azzurro e una corona di piccole stelle d'oro. I suoi piedi non sono visibili, le sue mani sono aperte e sul polso destro regge uno scapolare. Lo scapolare è marrone. I suoi capelli sono lunghi color castano scuro, ondulati e con una riga in mezzo. Il suo viso è di forma ovale e il suo naso è lungo e molto fine. La bocca è bellissima, con le labbra un po' piene. Il colore del viso è bruno, ma un po' più chiaro di quel dell'angelo. È differente. La sua voce è tanto soave, una voce molto insolita che non so descrivere. Non esiste altra donna che assomiglia alla Madonna sia nella voce che in qualsiasi altra cosa. La Madonna apparve alle quattro bambine di Garavandal con uno scopo ben preciso. Lei volle usare queste bambine semplici, senza pretese, per dare al mondo un messaggio importante. Tuttavia, da madre dolce e amorosa quale lei è, l'avrebbe fatto a suo modo. Nella sua seconda visita, lei apparve con il bambino Gesù e le bambine furono ripiene di gioia nel vedere il piccolo bambino tutto sorridente. Durante queste prime apparizioni, fu notato che le bambine offrivano dei sassolini alla visione. Quando si chiese loro il motivo di questo fatto, esse spiegarono che la Madonna li baciava e voleva che fossero distribuiti alla gente, ma aggiunsero che lei preferiva baciare oggetti religiosi. La gente rispose col dare loro rosari, medaglie, crocifissi e anelli matrimoniali. Questa pratica sarebbe poi continuata per tutto il corso degli eventi. Il 4 luglio Maria Santissima rivelò il suo messaggio alle bambine, dicendo di non rivelarlo fino al 18 ottobre. Si doveva prima stabilire la veracità delle visioni, perché il messaggio potesse essere creduto. C'era bisogno di prove, e le prove sarebbero state fornite in abbondanza. Molti medici esaminarono le bambine durante le loro estasi. Le trovarono rigide, fredde come una pietra e insensibili al dolore. Riscontrarono pure un incredibile cambiamento di peso. Due uomini riuscivano a malapena a muovere una bambina da terra, mentre le bambine si sollevavano a vicenda con estrema facilità per poter baciare la signora delle loro visioni. Le bambine avvertivano che avrebbero avuto l'apparizione con una serie di tre chiamate interiori, che diveniva progressivamente più forte. Dopo la terza chiamata, correvano piene di gioia verso il celeste incontro. Le chiamate avvenivano a qualsiasi ora del giorno o della notte. Tuttavia, se le bambine erano già andate a dormire, la Madonna non sarebbe venuta. Sappiamo che Concita dovette fare la veglia per molte notti, aspettando la terza ed ultima chiamata dalla Vergine. Verso la fine di luglio, le visioni si moltiplicarono con un ritmo sempre crescente, con due o tre visioni in un solo giorno, che potevano durare da 10 minuti fino ad alcune ore. Il viso delle bambine si trasformava in una bellezza celeste durante le apparizioni. Alcuni osservatori erano talmente presi dall'emozione che non riuscivano a contenere le lacrime. Il mese di agosto
iniziò con nuovi fenomeni. Durante certe estasi, le bambine piombavano in ginocchio sui sassi aguzzi con mossa istantanea e poi si piegavano all'indietro fino a toccare la terra con il capo. Le cadute sono di solito sincronizzate, formando dei bellissimi gruppi scultorei senza mai assumere posizioni indecorose o in alcun modo poco corrette. Altre volte, di colpo, cadevano a terra all'indietro, sbattendo con un rumore tale che i presenti dovevano soffocare un grido di orrore. Tuttavia, le bambine non si fecero mai male e si alzavano sempre da sole, senza l'aiuto delle mani o delle braccia. In seguito, cominciarono a camminare sia in avanti che indietro attraverso il villaggio, con gli occhi fissi verso l'alto per tutta la durata dell'estasi. Notate come Maria Loli in estasi evita un sasso sporgente. A volte si muovevano con tale velocità che neppure i giovani del villaggio riuscivano a tenere il passo con loro. Alla fine di queste corse estatiche si notava che le bambine non erano minimamente affaticate, non accusavano affanno e i battiti del polso erano regolari. Si notò pure che durante queste marce estatiche le bambine erano capaci di fermarsi di colpo, sfidando i principi di fisica, mentre coloro che le seguivano, trasportati dallo slancio, continuavano a correre, oltrepassandolo. Le bambine portavano sempre il crocifisso tra le mani, per farlo baciare o venerare dai presenti. Esse non erano mai consapevoli chi baciasse il crocifisso, perché durante le estasi non vedevano nessun altro all'infuori della visione e se stessi. Su richiesta della Madonna, esse presentavano il crocifisso a chiunque lei voleva che lo baciasse. Al termine di un'estasi, Concita venne a sapere che tra coloro che avevano baciato il crocifisso c'era un sacerdote in abiti civili. Tra i tanti sacerdoti che andarono a Garabandal per studiare questi eventi, c'era pure un sacerdote gesuita, padre Luis Andreu. Questo giovane sacerdote era un eccellente professore di teologia con fama di santità. Padre Andreu, durante la sua prima visita, non credeva alle apparizioni. Tuttavia, dopo aver esaminato attentamente le bambine in estasi, si rese conto che qualcosa di serio stava avvenendole. L'8 agosto 1961, padre Andreu visitò nuovamente il villaggio. Quella notte anche lui si trovava in mezzo alla folla che osservava le bambine in estasi presso il boschetto dei Nove Pini, dove avvenivano spesso le visioni. All'improvviso il volto di padre Andreu impallidisce. Gocce di sudore appaiono sulla fronte e lui grida: «Milagro! Milagro! Milagro! Milagro!» Il giorno seguente, verso le 4 del mattino, ritornando a casa in macchina con alcuni amici, padre Andreu disse: «La Madonna mi ha fatto un grande regalo. Che fortuna avere una madre simile in cielo. Questo è il giorno più felice della mia vita». Poi, con un lieve singulto, chinò il capo sul petto. Padre Luis Andreu era morto. Più tardi, in un'altra visione, la Madonna rivelò alle bambine che l'8 agosto padre Andreu non solo aveva visto lei stessa, ma aveva avuto pure una visione del prossimo grande miracolo. Uno dei luoghi più visitati dalle bambine durante le loro estasi era la chiesa del villaggio, dove entravano per pregare di fronte al tabernacolo. Sfortunatamente, questo fatto creò dei problemi. La folla che le seguiva in chiesa creava tanta confusione che fu imposto un bando diocesano, proibendo alle bambine di entrare in chiesa quando erano in estasi. Da quel giorno esse fecero le loro visite al Santissimo restando fuori, davanti alle porte chiuse. Come esempio di ubbidienza al vescovo, la Madonna non portò più le bambine dentro la chiesa. All'inizio del mese di ottobre 1961, le estasi si presentarono con nuovi fenomeni, lasciando tutti ammutoliti. Appena le bambine entravano in estasi, niente e nessuno riusciva a distrarle. Furono pizzicate, punzecchiate con spilli, scottate con fiammiferi,
e si provò pure a gettare della sabbia nei loro occhi. Tutto questo senza alcun effetto. Nemmeno la luce dei potenti riflettori diretta sui loro occhi da breve distanza riusciva a disturbarli. Le palpebre rimanevano sempre immobili. Durante le loro marce estatiche, in avanti o all'indietro, si muovevano con una velocità e una precisione incredibile, senza mai guardare dove stessero andando. Le loro discese all'indietro e a capofitto, quando di notte scendevano giù per il ripido pendio che dai pini porta al villaggio, erano qualcosa di impressionante. Migliaia di volte le bambine consegnarono gli oggetti religiosi ai veri possessori senza mai sbagliarsi. E questo lo facevano senza mai guardare né l'oggetto né la persona. Generalmente questi oggetti venivano ammucchiati sul tavolo in casa di una delle bambine quando non era lì. A volte i rosari e le catenine con le medaglie erano tutti aggrovigliati. Questo fatto non presentava alcun problema. La bambina in estasi prendeva gli oggetti dal tavolo e li alzava verso la visione. Gli oggetti si separavano da soli con estrema facilità. Lei poi prendeva gli oggetti baciati da Maria e con gli occhi sempre fissi verso la sua visione si faceva strada tra la folla fino a trovare il possessore. Era un'esperienza commovente per chiunque il ricevere il proprio rosario, medaglia o l'anello matrimoniale in questa maniera misteriosa. Molti piangevano, altri svenivano. Durante le estasi, le bambine pregavano in un modo mai visto prima. Ascoltiamo la cassetta originale in cui è registrata la voce di due delle bambine nell'atto di dire l'Ave Maria, con lo sguardo rivolto verso la persona cui è diretta questa antica preghiera. Nel tuo vientre, Gesù, Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cantarono inni che non conoscevano e con l'aiuto di Maria composero pure dei distici incantevoli. O Vergine del Carmelo, quanta gioia ci hai dato con l'apparire a noi insieme al bambino tanto bello. Finalmente arrivò il 18 ottobre, giorno in cui le bambine dovevano annunciare il tanto atteso messaggio della Madonna. Sembrava un giorno da apocalisse, con tuoni e fulmini, freddo e pioggia. Ciononostante, centinaia di persone fecero il sacrificio di essere presenti quel giorno così importante. Il tempo si prolungava. Molti partirono. Finalmente, verso le ore 22, presso il boschetto dei pini, il messaggio fu letto ad alta voce per la gente che era rimasta ancora lì. Bisogna fare molti sacrifici. Bisogna fare molta penitenza. Dobbiamo visitare molto il Santissimo. Però, prima di tutto, dobbiamo essere molto buoni. E se non lo saremo, verrà un castigo. La coppa si sta già colmando e se non cambieremo, verrà un castigo molto grande. Molti se ne andarono delusi, aspettandosi qualcosa di più. Ma quello era il messaggio, breve e diretto. La madre più amorosa, con un linguaggio schietto e semplice, aveva appena detto alle bambine cosa dovevano fare per evitare un castigo da parte di Dio, che sarà molto più terribile di qualsiasi cosa che l'umanità possa causare da se stessa. Le estasi delle bambine continuarono durante i mesi invernali. Le chiamate arrivavano ad ogni ora del giorno o della notte. La Beata Vergine parlava molto seriamente nei riguardi della penitenza e dei sacrifici che aveva richiesto nel suo messaggio. Tuttavia, appena entravano in estasi, le bambine non soffrivano più nulla. Durante una grande nevicata, la neve si era accumulata sulle braccia tese di Concita, ma lei
non ne era consapevole. Un'altra volta rimase completamente insensibile alla grandine che rimbalzava nei suoi occhi aperti. Le visite della Madonna e di San Michele continuarono durante la primavera e l'estate del 1962. Se nel villaggio non c'era un sacerdote disponibile per dare la Santa Comunione alle bambine, San Michele portava loro la comunione invisibile. Insegnò loro a riceverla con molta devozione. C'era prima la preparazione, poi la comunione ed infine il ringraziamento. I sacerdoti, tuttavia, non credevano a queste comunioni invisibili. Come, si chiedevano, potevano ricevere la comunione da un angelo quando si sa che solo il sacerdote ha il potere di consacrare? Le bambine chiesero spiegazioni all'angelo. Lui rispose che prendeva le ostie già consacrate dai tabernacoli della terra. In questo periodo di tempo non c'era luogo sulla terra che poteva remotamente paragonarsi a Garavandal. Sembrava che la Madonna avesse fatto dell'intero villaggio la sua dimora. Guidava le bambine in estasi attraverso tutte le strade. A volte, mentre camminavano insieme alla gente che si era aggiunta loro, esse cantavano il rosario. Tutte le case furono visitate. Quando le bambine in estasi arrivavano in una casa dove c'era un ammalato a letto, esse si inginocchiavano, si mettevano a pregare e poi offrivano il crocifisso all'ammalato perché lo baciasse. Se si trovavano in casa di una vedova, si mettevano a pregare davanti alla foto del defunto o facevano il segno della croce sul cuscino del letto rimasto vuoto. Andavano pure al cimitero, facendo passare il crocifisso tra le sbarre del cancello. In questo villaggio montano della Spagna si stavano rivelando eventi di grande significato. Per quanto nessuno riuscì a captarlo allora, la Madonna ci stava preparando per la grande tempesta che stava per scoppiare nella chiesa. Lei era venuta personalmente a riaffermare tutto il patrimonio e gli insegnamenti della chiesa. Tutto ciò che Maria fece e disse alle bambine era diretto a tutti i cristiani. In estasi, esse pregavano in qualsiasi posizione: in ginocchio, in piedi, sedute, camminando o sdraiate. La Madonna voleva ricordarci che si può stare sempre con Dio e con lei, dovunque ci troviamo e qualunque cosa facciamo. Nostro Signore e la nostra Madre Celeste vogliono essere partecipi in tutte le nostre azioni, sia in casa, sia sul lavoro o guidando la macchina. Quando c'erano dei taxi che avevano portato gente a Garavandal, parcheggiati nel villaggio, le bambine in estasi si avvicinavano con il crocifisso tra le mani e facevano il segno della croce sul parabrezza. Per la Madonna nulla era troppo insignificante. Lei è interessata pure delle nostre mucche, esclamò Maria Loli dopo un'estasi. Per mezzo delle bambine, Maria ci insegnò come agire nei confronti del prossimo. Infatti, se durante le marce estatiche accadeva che una delle bambine perdeva una scarpa, la Madonna richiedeva ad una delle altre che ponesse di nuovo la scarpa al piede dell'amica. A volte, mentre due bambine camminavano insieme attraverso il villaggio, ad un tratto si separavano, prendendo strade differenti, ma rimanendo sempre in estasi. Quando poi si incontravano di nuovo in un altro punto, si abbracciavano. Tutte le volte che camminavano in estasi, andavano sempre a braccetto o tenendosi per mano. Chi era esattamente questa signora di luce che agiva in maniera così portentosa nel piccolo villaggio montano di Garavandal? Chi non comprese mai appieno il suo ruolo, doveva solo guardare l'immagine sulla croce che lei aveva ordinato alle bambine di presentare alla gente. Lei era la madre di Cristo, che aveva un solo desiderio: portare tutti a suo figlio Gesù, il Redentore dell'umanità. Era Maria la Santa Madre solo dei cattolici? Una volta, un protestante si avvicinò a Concita per sapere se poteva baciare il crocifisso la prossima volta che lei l'avrebbe offerto in venerazione durante l'estasi. Concita era cresciuta in un ambiente completamente cattolico, pertanto rimase un po' perplessa per la richiesta. Nella seguente apparizione ne parlò con la Madonna.
Maria volse lo sguardo verso quell'uomo e disse: «Pure lui è mio figlio». E per mezzo della bambina fece in modo che il crocifisso fosse portato alle labbra della suddetta persona. Per le bambine tutto ciò che esse stavano sperimentando doveva avere il sapore di paradiso. Tuttavia, il paradiso non era ancora arrivato. Le bambine, come del resto noi tutti, dovevano vivere ancora nel mondo attuale, un mondo che peggiora sempre più col passare dei giorni. Il 19 e 20 giugno 1962 saranno due notti che non si dimenticheranno facilmente negli annali di Garavandal. Le bambine furono udite gridare di terrore durante questa estasi. Il velo fu alzato e fu permesso loro di avere un'idea degli avvenimenti futuri. Videro la confusione che regnava dappertutto e la Chiesa perseguitata in un mondo dominato dal comunismo. Fu rivelato loro che proprio quando le cose raggiungeranno il momento più grave, Dio darà al mondo un avvertimento che sarà visto e sperimentato da tutti sulla terra. Poi, pur essendo alla presenza della Madonna, furono prese da un grande terrore nel vedere scene del futuro castigo che Dio manderà se il mondo non cambia dopo l'avvertimento e il miracolo. Per quanto ad una certa distanza dalle bambine, come richiesto dalla Madonna, gli abitanti di Garavandal, quasi tutti presenti, rimasero talmente scossi dalle grida delle bambine che il giorno seguente tutto il villaggio andò a confessarsi e a ricevere la Santa Comunione. Le bambine avevano pregato tante volte sia la Madonna che San Michele di fare un miracolo per convincere coloro che ancora non credevano. Finalmente San Michele disse a Concita che in una data indicata dalla Madonna la comunione invisibile che lui dava a Concita quel giorno sarebbe stata visibile anche ai presenti. Concita osservò che questo era un miracolo molto piccolo, poiché pensava che l'ostia era visibile anche ai presenti quando lei la riceveva dalle mani dell'angelo. Quando arrivò il giorno stabilito, che Concita aveva annunciato 15 giorni prima, alcune centinaia di persone erano arrivate nel villaggio. L'attesa fu lunga e stanchevole. Molti si scoraggiarono e partirono. Verso 1:30 della mattina del 19 luglio, Concita uscì di casa in estasi. Girò un angolo della strada e, poiché la folla la serrava da tutte le parti, cadde in ginocchio in una stradina adiacente. In quello stesso momento mise fuori la lingua. Coloro che si trovavano a pochi centimetri di distanza attestarono che sulla lingua non c'era nulla. All'improvviso e ad una velocità superiore alla percezione dello sguardo umano, un'ostia bianca e splendente apparve sulla lingua della bambina. Il signor Alejandro Damian di Barcellona ebbe la possibilità di far funzionare la sua cinepresa e riuscì a filmare 79 fotogrammi che fanno vedere l'ostia sulla lingua di Concita. Qui abbiamo un miracolo annunciato in antecedenza, avveratosi e addirittura documentato in un filmato, per servire come prova dell'autenticità degli eventi di Garavandal. Nel mese di ottobre 1962, a 1500 km da Garavandal, stava iniziando un altro grande evento storico che avrebbe causato ripercussioni senza precedenti in tutta la Chiesa Cattolica. Papa Giovanni XXIII aveva appena aperto il Concilio Ecumenico Vaticano II. La domanda che tutti si chiesero era ovvia. C'era una relazione tra questo monumentale evento ecclesiastico e gli straordinari eventi che avvenivano nel piccolo villaggio montano nel nord della Spagna? La risposta è un sì assoluto. Tuttavia l'intero significato di questa relazione si sarebbe svelato solo nel futuro. Durante un'estasi si udì Concita che ripeteva le parole della Madonna: «Sarà il più grande concilio? Sarà un successo? Bene, così ti conosceranno meglio e tu sarai più contenta». Nel mese di gennaio 1963 le visioni finirono per Maria Loli, Jacinta e Maria Cruz.
Solo Concita continuò ad avere le visioni, ma queste erano diminuite in numero e non avvenivano con la stessa frequenza. In questo periodo, tuttavia, Concita e Maria Loli cominciarono a sperimentare le locuzioni. La locuzione è una voce interiore senza essere accompagnata dalla visione. Nel 1947, Joey Lomangino perse la vista e il senso dell'olfatto in uno strano incidente che distrusse i suoi nervi ottici e dell'olfatto. Dopo un lungo e penoso periodo di riadattamento, nel 1961 divenne un prospero uomo d'affari, ma molto stanco per il lavoro stressante. Il suo medico curante gli suggerì di prendersi una vacanza in Europa. Insieme ad alcuni amici, Joey lasciò la sua casa in Lyndhurst, New York, per andare a visitare uno zio che abitava a Bari, nell'Italia del Sud. Allora, Joey non era molto religioso e solo sulla continua insistenza dello zio acconsentì a fare un lungo viaggio in macchina che lo portò a San Giovanni Rotondo, dove viveva Padre Pio. Il famoso e santo frate francescano che portava le piaghe di Cristo nelle sue mani, ai suoi piedi e al suo costato. Joey, tuttavia, non si aspettava un incontro personale. Dopo la Santa Messa, lui si diresse in un'aula del convento, insieme ad altre persone, per ricevere la benedizione del padre, quando sarebbe passato. Appena Padre Pio entrò nella stanza, tutti ci inginocchiammo per ricevere la sua benedizione. Padre Pio stava venendo dal lato sinistro della stanza. All'improvviso sentii un movimento di ginocchi ed io, come pure gli altri, non sapevamo cosa stesse accadendo. Padre Pio mi aveva abbracciato e cominciò a baciarmi sulla fronte. Lui mi disse: «Joey, sono contento di vederti». Mio zio poi mi disse che era stato Padre Pio ad abbracciarmi ed io non sapevo cosa dire, dal momento che ero quasi l'ultimo là dentro e nessuno, nemmeno io stesso, sapevo che andavo da Padre Pio. Joey rimase profondamente impressionato e 2 anni dopo ritornò a San Giovanni Rotondo. Questa volta decise di andare a confessarsi da Padre Pio. Andai da Padre Pio nel confessionale e mi inginocchiai su un inginocchiatoio. Padre Pio era seduto proprio di fronte a me. Mi prese per mano. Così, ed io rimasi molto sorpreso, perché pensavo che fosse un confessionale tipo americano, con lo scompartimento. Così, quando mi inginocchiai e Padre Pio mi prese per mano, lui mi disse in italiano: «Joey, confessati». Ad essere onesto, io ero imbarazzato perché non stavo conducendo una vita retta e rimasi tutto sbalordito. Non sapevo proprio che cosa dire. Allora Padre Pio prese la mia mano così e disse: «Confessati». E di nuovo trovai che mi era semplicemente molto difficile parlare con lui. Allora in perfetto inglese mi disse: «Joey, dice, ti ricordi quando eri in un bar con una donna che si chiamava Barbara? Ti ricordi i peccati che hai commesso?» E in perfetto inglese mi descrisse tutto: la gente con cui ero, i luoghi, i peccati da me commessi. Ovviamente io stavo sudando, però con la grazia di Dio capii che se dovevo soffrire tutto questo per essere di nuovo felice, ne valeva la pena. Credevo davvero che Padre Pio poteva aiutarmi, perciò quando toccò il fondo di tutti i miei peccati e a me sembrò che fossero passati 1000 anni, lui mi disse in italiano: «Sei pentito?» Ed io risposi: «Sì, sì, padre, lo sono». Allora mi diede la soluzione per i miei peccati e i miei occhi cominciarono a girarmi nella testa. Io cominciai a stropicciare gli occhi così. La testa mi girava ed io continuai a stropicciare gli occhi e la testa continuava a girarmi. Poi all'improvviso il mio stato d'animo fu tutto rasserenato e lui mise la sua mano stigmatizzata così verso le mie labbra. Io la baciai, lui mi diede uno schiaffetto sulla faccia e in italiano mi dice: «Joey, un po' di pazienza, un po' di coraggio e tutto andrà bene». Avevo 33 anni, ma mi sentivo come un sedicenne. Avevo un forte proposito di riparare. Mi ero pentito di tutti i peccati commessi nella mia vita. Mi sentivo così bene, così pulito, che non volevo coinvolgermi più con nessuno, perché avevo paura che col solo parlare potevo perdere la grazia
che avevo appena ricevuto. Tuttavia Joey non sapeva che c'era ancora un'altra grazia riservata per lui, quando, insieme agli altri, si inginocchiò di nuovo per ricevere la benedizione di Padre Pio. Quando ebbi questa ferita, qui, nel 1947, persi il senso dell'olfatto e questo è stato tutto cucito. Questa è una frattura di 7 centimetri sotto la fronte. Non solo persi gli occhi, ma anche l'olfatto. Quando mi inginocchiai per ricevere la benedizione di Padre Pio, sentii il profumo delle rose che proviene dal sangue delle sue mani. Quando ricevetti quella fragranza mi spaventai. Indietreggiai verso il muro con le mani alzate, così, per proteggermi. Non sapevo che cosa fosse. Padre Pio abbassò la mia mano e mi disse in italiano, «Joey, non aver paura». E mi toccò il ponte del naso, così. E il mio senso dell'olfatto fu ristabilito dopo averlo perduto dal giorno del mio incidente, nel mese di giugno 1947, cioè 16 anni fa. Joey era ripieno di pace e di gioia e non voleva lasciare San Giovanni Rotondo. Tuttavia il suo compagno di viaggio gli ricordò che avevano già stabilito di spendere parte della loro vacanza in un luogo chiamato Garabandal. Quando Mario mi ricordò che dovevo partire per andare a Garabandal, dissi, Mario, come sappiamo se è vero? Forse non è una vera apparizione, forse è un trucco del demonio per farmi perdere la grazia che ho appena ricevuto. Andiamo a chiederlo a Padre Pio. Lui disse, ok. Poiché i confratelli di Padre Pio ci avevano sempre trattato bene, andammo da loro e io dissi, vorrei parlare con Padre Pio. È ok con voi? E il padre disse, ok, Joe. Così prendemmo provvedimenti e quello stesso giorno ritornammo e salutammo Padre Pio, che era nel chiostro. Inginocchiatomi, chiesi a Padre Pio, Padre Pio, è vero che la Vergine sta apparendo alle quattro bambine di Garabandal? Lui rispose, sì. E io dissi, Padre Pio, devo andare lì? E lui mi disse, sì, perché no? E così avvenne tutto. Poiché avevo ricevuto l'assicurazione del Padre Pio che la Vergine stava apparendo e che lui mi permise di andarci, allora non ebbi più alcun timore e vi andai. Il mese di febbraio 1963 doveva segnare l'inizio delle tante visite che Joey Lomangino fece a Garabandal. A quel tempo, specialmente durante i mesi invernali, l'unico modo per raggiungere il villaggio attraverso la serpeggiante mulattiera di montagna era tramite un carro trainato da buoi. Joey non dovette aspettare a lungo nel villaggio prima di incontrare le bambine cui appariva la Madonna e fu subito colpito dalla loro semplicità e sincerità. In seguito, Conchita sarebbe diventata una sua stretta amica. Joey fu pure colpito dall'importanza del messaggio e dalla necessità di farlo conoscere, ma si sentì handicappato dal suo stato fisico. Dissi a me stesso, cosa posso fare per meglio far conoscere nel mondo Padre Pio e Garabandal? Cosa posso fare? Cosa può fare una persona cieca? Nemmeno a scuola ero mai stato in un dramma teatrale, tanto ero timido. Joey tornò a casa, preparò un album con foto di Padre Pio e le bambine di Garabandal in estasi, sottolineate da intestazioni in carattere ebraico. Poi cominciò a girare per le case di amici e familiari, parlando loro del famoso padre stigmatizzato e degli eventi straordinari che avvenivano a Garabandal. Da questo piccolo seme sarebbe poi cresciuto un apostolato mondiale. All'inizio del mese di giugno 1963, Conchita sbalordì i presenti con la profezia che dopo Papa Giovanni XXIII ci sarebbero stati solo tre papi e che poi sarebbe avvenuta la fine dei nostri tempi, ma non la fine del mondo. Il 19 marzo 1964, festa di San Giuseppe, mentre si trovava presso i pini, Conchita ebbe una locuzione in cui la Madonna le disse che il giorno del grande miracolo Joey Lomangino riacquisterà la vista e da allora potrà vedere permanentemente. Il 18 luglio 1964 Conchita ebbe un'altra locuzione in cui le fu rivelato che il giorno dopo il grande miracolo il corpo di padre Luis Andreu sarà trovato incorrotto nella sua tomba.
il mese di gennaio 1965, iniziò per Concita con un'estasi di 2 ore presso i pini. Durante questa estasi, la Madonna le rivelò la natura dell'avvertimento che Dio darà per purificare il mondo in previsione del grande miracolo che seguirà. Lei disse pure a Concita che, poiché il mondo non aveva dato ascolto al suo primo messaggio, lei avrebbe dato un secondo ed ultimo messaggio il 18 giugno 1965 per intercessione dell'Arcangelo San Michele. Esaminiamo ora i grandi eventi profetizzati a Garabandal. Il primo sarà l'avvertimento. Questo sarà visibile nel cielo e poi sentito interiormente da tutti sulla terra. Nessuno potrà evitarlo. In un futuro non molto lontano, quando il mondo si troverà nel pieno di una grande agitazione generale, ad un tratto tutto si fermerà. In quel momento tutti vedranno il male che hanno fatto e il bene che hanno trascurato di fare. Sarà estremamente doloroso. La gente preferirebbe morire piuttosto che subirlo. Non causerà danno fisico. Se qualcuno morrà, sarà solo a causa dello shock nel vederlo. L'avvertimento servirà come una purificazione per correggere la coscienza del mondo e per prepararlo al grande miracolo. Il miracolo avverrà presso il boschetto dei 9 pini. Avverrà di giovedì alle ore 20:30 della sera, tra il giorno 8 e il 16 compresi di uno dei seguenti mesi, marzo, aprile o maggio. Concita conosce la data esatta e l'annuncerà 8 giorni prima. Quel giorno sarà la festa di un martire dell'Eucaristia e coinciderà con un grande evento ecclesiastico nella Chiesa. Tutti coloro che saranno presenti nel villaggio di Garabandal e nelle montagne vicine lo vedranno. Gli infermi che saranno presenti saranno guariti, i peccatori saranno convertiti e gli increduli crederanno. Sarà il più grande miracolo che Gesù avrà mai fatto per il mondo. A causa del miracolo, la Russia sarà convertita. Dopo il miracolo, un segno permanente, visibile e soprannaturale rimarrà presso i pini fino alla fine dei tempi. Se dopo il miracolo il mondo non cambia, allora Dio ci manderà un castigo. Questo castigo sarà peggio di qualsiasi cosa che l'umanità possa causare su se stessa. Si baserà sui meriti dei delitti dell'umanità. Il 18 giugno 1965 migliaia di persone affollarono il villaggio di Garabandal per essere testimoni dell'estasi di Concita e per conoscere il secondo ed ultimo messaggio della Madonna. Anche questa volta la folla avrebbe dovuto aspettare. A notte fonda Concita entrò in estasi, offrì la croce a 3 persone perché la baciassero. Poi San Michele diede il secondo ed ultimo messaggio della Madonna. Poiché non si è compiuto e non si è fatto conoscere al mondo il mio messaggio del 18 ottobre, vi dirò che questo è l'ultimo. Prima la coppa si stava riempiendo, adesso sta traboccando. Molti cardinali, molti vescovi e molti sacerdoti vanno per il cammino della perdizione e trascinano con essi molte anime. Ogni giorno si dà meno importanza all'Eucaristia. Dovete evitare l'ira di Dio sopra di voi con i vostri sforzi. Se gli chiedete perdono con animo sincero, egli vi perdonerà. Io, vostra madre, per intercessione di San Michele Arcangelo, vi chiedo di correggere la vostra vita. Ora state ricevendo gli ultimi avvisi. Vi amo molto e non voglio la vostra condanna. Chiedeteci con animo sincero e noi esaudiremo le vostre preghiere. Dovete sacrificarvi di più. Pensate alla passione di Gesù. Il 13 novembre 1965 per Concita fu un giorno di gioia
mista a tristezza. La Madonna le apparve insieme a Gesù Bambino, ma questa doveva essere l'ultima apparizione a Garabandal. Poiché Maria le aveva annunciato che questa doveva essere una speciale apparizione per baciare oggetti religiosi, Concita ne aveva portati molti con sé. Dopo aver baciato gli oggetti, la Madonna disse: «Per mezzo del bacio che ho dato a questi oggetti, mio figlio farà prodigi, distribuiscili agli altri. Parlami, Concita, parlami dei miei figli, sono tutti sotto il mio manto. Questa sarà l'ultima volta che mi vedrai qui, ma sarò sempre con te e con tutti i miei figli. Concita, perché non vai a visitare mio figlio nel tabernacolo? Lui ti aspetta notte e giorno». Concita poi disse alla Vergine: «Sono così felice quando vi vedo. Perché non mi porti in paradiso con te, proprio ora?» Lei rispose: «Ricordi quel che ti dissi il giorno del tuo onomastico. Quando ti presenterai davanti a Dio, le tue mani devono essere piene di buone opere, fatte da te per i tuoi fratelli e per la sua gloria. Adesso le tue mani sono vuote». Era tutto finito. I giorni felici che Concita aveva passato con la sua mamma celeste e con Gesù Bambino erano finiti, per quanto lei sentisse ancora la loro presenza. Lei disse: «Mi hanno lasciato l'anima piena di pace, di gioia e con un grande desiderio di vincere i miei difetti e di amare con tutte le mie forze i cuori di Gesù e di Maria che ci amano tanto». Quanto la Madonna rivelò riguardo agli oggetti baciati da lei e si è avverato. Casi di cure fisiche e altre grazie continuano ad essere riportate in varie parti del mondo. Molte grazie sono avvenute per mezzo della medaglia che Concita diede a Joy Lomangino. Durante i molti anni dell'apostolato di Joy, questa medaglia è stata venerata da migliaia di persone. E cosa dice la scienza medica a proposito degli eventi di Garabandal? Più di 40 medici esaminarono le bambine in date differenti. Il medico pediatra dottor Celestino Ortiz le esaminò per 22 giorni consecutivi. Fuori dall'estasi, lui le trovò del tutto normali e molto equilibrate. Riguardo alle estasi, il dottore disse: «Rimanere in silenzio è una vera codardia scientifica. Noi non troviamo nessuna convincente spiegazione per tali fenomeni». Il dottor Ricardo Punzernau, neuropsichiatra di fama internazionale, all'apice della sua professione, per 12 giorni eseguì una minuziosa serie di analisi sulle bambine. Le sue conclusioni? La quantità e la qualità dei fenomeni escludono una spiegazione naturale. Lui attestò: «Da un punto di vista rigorosamente scientifico, non si può negare la possibilità di una causa soprannaturale in tutti questi eventi». Un altro eminente psichiatra direttamente coinvolto con gli eventi è il dottor Luis Morales. Nel 1961 lui aveva una clinica privata in Santander e il vescovo lo aveva nominato capo medico esaminatore per la commissione formata per studiare le riportate apparizioni. Allora lui non credeva che gli eventi fossero di origine soprannaturale. Alcuni anni dopo, lo stesso dottor Morales clamorosamente rievocò la sua originale posizione. Il mese di maggio 1983, con il permesso del vescovo, il dottore tenne una conferenza stampa in una delle più grandi aule di Santander. All'assemblea traboccante, il signor Morales presentò le ragioni per cui lui credeva che le apparizioni erano genuine. Dai primi giorni delle apparizioni, le bambine volevano entrare nella vita religiosa, ma questo non era il loro destino. Mentre si trovava a Pamplona, nel collegio delle suore carmelitane missionarie, Concita ebbe una locuzione con Gesù. Lui le disse che non era un suo desiderio che lei diventasse suora,
ma che rimanesse nel mondo per parlare di Maria. Oggi tutte e quattro le veggenti sono sposate. Concita, Maria Loli e Giacinta sono sposate con americani e vivono negli Stati Uniti. Maria Cruz rimase in Spagna e nel 1971 si sposò con il signor Ignacio Caballero. Vivono ad Aviles ed hanno quattro figli. Nel 1973 Concita si sposò con Patrick Kina di New York, dove vivono tuttora con i loro quattro figli. Nel 1974 Maria Loli si sposò con Francis Lafleur del Massachusetts, hanno tre figli. Nel 1976 Giacinta si sposò con un ufficiale della Marina statunitense, Jeffrey Moynihan della California, hanno una figlia. Nel 1977 Gioilo Mangino, all'età di 47 anni, sorprese tutti nell'ambito dell'apostolato di Garavandal, sposando la signorina Marilyn Luther del Michigan. Joy continua il suo apostolato in New York come marito e padre di due figli, Giuseppe e Giovanni. Il motivo principale per cui la Madonna apparve a Garavandal era quello di dare un messaggio. Tuttavia, a parte i due messaggi, fu data tanta enfasi ad altri soggetti che questi divennero un messaggio per se stessi. La tremenda importanza per la Santa Eucaristia fu sottolineata da San Michele, portando la comunione invisibile alle bambine, e dal miracolo dell'ostia visibile, come pure dalle loro frequenti visite al Santissimo Sacramento. Fu notato che durante queste visite le bambine non girarono mai le spalle al tabernacolo, non solo, ma uscivano dalla chiesa addirittura all'indietro. Durante l'intero periodo degli eventi, le bambine furono costantemente esortate a pregare per i sacerdoti. La Madonna scelse di apparire a Garavandal sotto il titolo della Madonna del Carmelo, un titolo direttamente connesso con lo scapolare marrone. Lei parlò della sua importanza e lo portò al polso durante le apparizioni. Lo scapolare è un segno di consacrazione alla Madre Celeste. Coloro che lo portano con fede e devozione possono restar certi della sua materna protezione durante questi giorni terribili in cui viviamo. Il rosario fu una caratteristica molto importante negli eventi di Garavandal. Maria non chiese alle bambine di recitarlo, lo ordinò. All'inizio insegnò loro i misteri e il modo di dire questa preghiera lentamente, meditando le parole. Appena le bambine impararono a dirlo bene, lei si univa a loro solo al momento del Gloria. Il significato dei sacramentali, come i crocifissi, i rosari, le medaglie e anelli matrimoniali, fu sottolineato dal desiderio della Madonna di baciarli, impartendo speciali poteri di conversione e di guarigione. Il messaggio di Garavandal è la soluzione divina per la crisi del mondo contemporaneo. Ora sta a noi. Il modo con cui rispondiamo determinerà il futuro della nostra generazione.